Si è svolto a Palermo, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, il convegno dal tema Articolo 37, lo scippo di Stato lungo 60 anni. Al centro del dibattito gli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto siciliano e tra i temi oggetto di riflessione la riscossione delle tasse ed imposte nei confronti delle imprese operanti in Sicilia che hanno sede giuridica fuori dal territorio regionale e che versano le relative imposte allo Stato e le imposte che lo Stato invece da oltre 60 anni ha incassato senza nulla trasferire alla regione stessa. Insomma, se ne discute spesso e non sempre è stato centrato l'obiettivo in merito. Ma 60 anni di attesa, 40 anni di battaglia. Da parte mia, oggi comincia un appuntamento che sarà ripetuto settimanalmente perché dobbiamo fare il punto. Noi ci troviamo di fronte ad un attacco continuo da parte della Lega e di altre forze politiche o comunque del centro-nord che non fanno altro che dirci che siamo una palla al piede dell'economia nazionale. Voglio ricordare a tutte queste persone che noi da almeno 60 anni non facciamo altro che finanziare lo Stato con almeno 40 miliardi di euro l'anno che partono dalla Sicilia per dare un contributo forte allo sviluppo dell'Italia. L'elemento che ci ha riportati a riflettere sull'articolo 37 è stato questo decreto attuativo emanato il dicembre del 2013, dove per la prima volta dopo 60 anni si dice chiaramente, tra un po' lo citerò nel corso di questo convegno, si dice che la Sicilia è, come dire, ha tutti i diritti a riscuotere parte delle tasse delle ditte che qui hanno i loro stabilimenti pur avendo la loro sede fiscale altrove. Questo ha fatto, come dire, riflettere tutti quanti sull'argomento. Bisogna ritornare su questo punto, bisogna riavere indietro dallo Stato quello che in questi 50-60 anni ormai non ci è stato mai riconosciuto e credo che sia un passaggio importante per poter dare delle risposte economiche adeguate alla nostra situazione che sappiamo benissimo essere deficitaria sotto questo punto di vista. Io ritengo che oggi più che mai la posizione della nostra regione debba essere chiarita. Negli anni, e lo dice anche la relazione della Corte dei Conti fatta in commissione bilancio, la Sicilia ha avuto viste aumentare le proprie spese e i propri impegni in ambito sanitario e in cambio doveva avere maggiori risorse da parte dello Stato. Lo Stato non ha mai mantenuto gli impegni con la regione, al che è necessario fare in modo che ci sia la volontà da parte della Sicilia e della deputazione nazionale di valorizzare questo ruolo della nostra regione per creare le condizioni di sviluppo ed anche del principio di territorialità dell'imposta che è stato realizzato in Sardegna e che è stato realizzato anche in altre regioni a statuto speciale.